Qui, ragazzi, in questa parrocchia vediamo il simbolo dei quattro evangelisti, Matteo, Giovanni, Marco e Luca. Questo Vangelo, che è la buona notizia della resurrezione di Gesù Cristo in questa generazione. Precisamente in questa generazione nella quale una caratteristica di questa generazione è stata l'amplificazione da parte dei media di quanto in passato, nel passato, si cercava di tenere nascosto. Nel passato era impossibile parlare di queste cose. Per esempio, oggi, queste cose, la violenza, il diritto di uccidere qualcuno, di uccidere i bambini, dell'aborto, il diritto di essere lesbiana, gay, l'omosessualità, il diritto di uccidere gli anziani, l'eutanasia, quanti diritti. Allora, in questa generazione, questi diritti hanno cercato di avere la cittadinanza secondo la legge civile. Secondo la legge civile. Allora, in questa generazione, per questo la buona notizia deve essere proclamata tante volte, la buona notizia della resurrezione di Cristo, della capacità dell'uomo di vivere la vera vita di Dio, la vita della grazia, la vita dell'amore, non la vita della violenza, della morte, l'omosessualità, i lesbiani, no? Allora, preghiamo Dio che ci doni la veritable cittadinanza, il diritto della cittadinanza del cielo, della vita eterna, della capacità di amare il nemico, di amare gli altri. Questo è il verdadero diritto che dobbiamo chiedere al cielo, chiedere a Dio, chiedere alla vita. Il poter amare il nemico, il poter amare i fratelli, le sorelle, amare quelli che ci fanno dal male. Questo è la vera libertà dell'uomo, amare come l'ha fatto ogni evangelista, Giovanni, Marco, Luca, Matteo, come vediamo qui, in queste pietre di argento. Vediamo il simbolo dei quattro evangelisti. Allora, che il Signore ci doni questa grazia, vedendo la buona notizia della resurrezione del nostro Signore in questo tempo. Qui vediamo la piscina battesimale, nella quale i nuovi figli di Dio vengono alla luce, alla vita, la vita della Chiesa. Il vero rinnovamento della Chiesa verrà tra il battesimo.